I Gabbiani di Napoli, rappresentazione teatrale da non perdere domani sera al Regina Margherita, ma si parlerà di rifiuti, però in chiave ironica, quindi non perdetevi questo appuntamento su uno dei tanti problemi di questo periodo nella nostra amata regione che vengono focalizzati dal gruppo Il Tè delle Quattro. Verremo a prenderci un tè però in un orario diverso. Sì, lo spettacolo nasce in realtà da una collaborazione tra la nostra associazione, Il Tè delle Quattro, e l'associazione Animari, perché ha debuttato a maggio a Roma e adesso siamo molto contenti di poterlo riproporre nella nostra città, anche per i temi che tratta, perché il testo scritto da Agnello Nigro è... purtroppo ha come tema di fondo quello dei rifiuti. Lo tratta con leggerezza, lo tratta con ironia, non manca un po' di cinismo per forza di cose, e buon divertimento perché insomma è tutto da gustare. Chiara Mazza, è una tragedia quella dei rifiuti, ma noi la prendiamo col sorriso. E certo, se no come la dobbiamo prendere? Qui tra poco praticamente ci sovrastano, i nostri figli nasceranno nei rifiuti, quindi noi vogliamo cercare di, come dire, dare una punta di denuncia, proprio una punta, e regalare comunque al pubblico un momento divertente, ma che magari possa lasciare, una volta che poi ci si è alzati e si va a dormire, non so, un pensiero su quella che comunque, ecco, magari già se non si riuscisse a buttare la carta per terra sarebbe più semplice, chissà. Sonia Guerriero, allora invitiamo gli avellinesi a venire a Regina Margherita. Invitiamo a venire a vedere teatro soprattutto, perché il teatro ha bisogno del pubblico, senza il pubblico il teatro non si fa. Volevo solo aggiungere un'altra cosa, il testo di Agnello Nigro, un ragazzo, un drammaturgo di giovane età ma già con tanti riconoscimenti alle spalle, sfiora anche un po' il teatro dell'assurdo, quindi è una cosa da vedere. Grazie. E allora Maria Vittoria Pellecchia, Chiara Mazza e Sonia Guerriero vi aspettano domani insieme a tutti gli altri del cast alla Regina Margherita con i Gabbiani di Napoli. Nuovo, elegante, accogliente, Cortina Caffè, pasticceria, sempre al Viale Italia di Avellino.